Beh, dove sono? Di sicuro sono solo un po' in ritardo. Eva, che intendi per un po' in ritardo? Sono sempre in ritardo, accidenti, tutti i giorni. Questa cosa deve finire. Calma, ora arriveranno, vedrai. Oh, lo spero bene, e mi sentiranno. Laila, sì, è vero, siamo un po' in ritardo. Potresti però risparmiarci la ramanzina? Sì, anche tu, Eva. D'accordo, come volete. Laila, devi calmarti comunque, perché io sono il capitano e non è giusto che tu mi tratti e così. E poi, mi raccomando, dobbiamo mentire e dire all'allenatore che eravamo ad allenarci da un'altra parte. Come sarebbe che dobbiamo mentire? Ragazze, ci avete deluse! E se l'allenatore scopre che stiamo mentendo, che diciamo poi a quel punto? Ragazze, questo non succederà se manterrete il segreto e se lo fate non c'è modo che lui lo sappia. E poi quante volte noi vi abbiamo coperto le spalle con l'allenatore? Esattamente, quindi solo per oggi allenatevi senza di noi. E mi raccomando, mantenete il segreto. Sì, mi raccomando, non deve scoprirlo. Ragazze, forse sarebbe il caso che ci dite che cosa è successo almeno. E anche dove state andando. Oh, loro vogliono sapere anche i nostri segreti, perfetto, diciamogli. Ok, ragazze, siamo nei guai. Come al solito. Beh, per noi questa non è una novità, tutti i giorni avete dei guai, praticamente. Se vuoi saperlo, oggi abbiamo litigato con i nostri fidanzati. Sì, noi abbiamo sbagliato, in realtà siamo davvero cattive, ma non l'abbiamo fatto apposta. Sì, questa volta è davvero solo colpa nostra. A dire la verità non sono molto sorpresa, ok? Aha, e mi dispiace persino per loro. Beh, ok, però adesso basta. Quindi ora che avete capito, di sicuro ci appoggerete, giusto? È così? La nostra idea è quella di farci tatuare i loro nomi, così capiranno. Sì, io scrivo Simone e lei scrive Bruno. Dite sul serio, ragazze, se poi vi lasciate che farete? È permanente. Sì, e anche se lo togliete è doloroso e brutto da vedere. Oh, ragazze, per favore, pensate davvero che noi non lo sappiamo già questo? Ma sì, siamo andate su Google e ci siamo informate, non siamo mica così sprovvedute, sapete? Sappiamo quello che facciamo. Esattamente, Giada. Ok, ragazze, fate come volete, noi vi copriremo le spalle, d'accordo? Sì, andate, andate. Mi chiedo solo dove si faranno questo tatuaggio, forse sul petto? Che dici? Oh, ragazze, non sul petto, ma sui fianchi. Ciao! Andiamo, ciao ciao! A quanto pare, nelle loro teste non c'è più molto, eh? Questo è sicuro, pensano solo ai giocatori. Oh! Uno, due, tre! Diana, immagina la faccia di Bruno quando vedrà la parola Bruno sul mio corpo, impazzirà. Giada e Simone sarà sicuramente sopraffatto dalla gioia, è così romantico. Ragazze e ragazzi, io non sono d'accordo con quello che ha fatto la nostra vicepreside. Perché dovremmo mettere a posto noi questi cappotti? Non sono i nostri. Qualcuno ha lasciato davvero un gran casino. E poi non capisco, mancano solo 2 settimane. Che cosa vuole ancora da noi? Che cosa vuoi da me? Piuttosto, avete comprato i vestiti per il ballo? Il mio vestito blu è pronto. No, non l'abbiamo ancora fatto, ragazzi, ma voi dovreste comprare i vostri. Sì, Gigi, hai ragione. E magari comprare i vostri? Perché no? Noi non ci pensiamo proprio. Kev, hai chattato con qualcuna alla fine? Sì, certo. E le due per noi stasera ci sono? No, nessuna voleva. E quindi che facciamo? Se vuoi andare con delle catfish, vacci tu. Io non ci vado. Che vuol dire catfish? Che ti mandano foto dove sembrano in forma, ma in realtà sono balenottere. Cavolo, e adesso che facciamo? Easy, non andremo al ballo. Kev, sei pazzo? Io voglio che la mia tipa sia la più fica, in modo che Diana sia gelosa. Dima, l'amica di tua nonna ha una nipote, Marina, giusto? Giusto. Ma sei serio? Quella ragazza con la verruca pelosa? Ma quello non è un problema. La nasconde con un correttore e via. Oh mio Dio, Giada, sono così emozionata. Sarà scioccato. Sentite, cheerleader, vi dispiacerebbe aiutarci con questi cappotti? Non è tuo quello appeso laggiù? Sì, è vero, cheerleader. Non capisco perché dovremmo mettere a posto tutto solo noi. Dove state andando, eh? Giada, perché si agitano tanto? Guardate che noi non indossiamo quei cappotti. Esattamente, ragazze. Non ci interessa, dovete aiutarci a mettere a posto. E poi, non dovreste essere all'allenamento adesso? Esatto, perché non lo diciamo al loro coach? Kev, che dici? Non è che anche noi dovremmo saltare lezione? Ma per quale motivo? Beh, ci sono due di loro, due di noi, ballo insieme, sì, no? Il becco è ragiona. Risparmiate le vostre cellule cerebrali. Sì, è vero, non teniamo la nostra roba vicino alla vostra. E non permettetevi più di parlarci in quel modo, sono stata chiara, I nostri ragazzi verranno qui e allora saranno affari vostri. E mi raccomando, se doveste vederli, non dite niente del fatto che ci avete viste, ok? Allora, ragazzi, continuate ad aiutarci, forza!
Sì, altrimenti non verremo al ballo con voi. Buco in acqua, ma al secondo piano ci sono Laila e Eva. Ci hanno già rifiutato 100 volte, ne vuoi ancora? Sì, ancora. Va bene, andiamo. Giocatori di football, dovete aiutarci con guarda le giacche. Guarda che non vendiamo giacche. Sì, non siamo dei commessi. Adesso busserò, busserò davvero adesso. Ma chi stai cercando? Che sono tutte di là. Cosa? Davvero? Patrick, che ti succede? Ti sei perso? Art, questa non è la tua? Non ci credo, l'avevo persa in terza media. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Che ci fate voi qui, eh? Non vi faremo nulla di male, siamo qui in pace. Sì, ma mettetevi dritte, vogliamo parlare con voi. Di cosa dovete parlarci? Hai interrotto il nostro allenamento. Vogliamo parlarvi di una cosa seria. Esatto, del ballo di fine anno. E noi che possiamo farci? Stiamo cercando ragazze magre e in forma, come voi. Sì, andando sulle chat abbiamo solo incontrato balenottere. Ok. E quindi... Ok, no. Laila, perché no? Ci servono dei ragazzi per il ballo. E allora, Eva, dobbiamo allenarci. Cavolo, erano quasi sul sì. Sì, dobbiamo fare il secondo tentativo. Tentativo 102. 1, 2, 3, 4. Fuori di qui. O dobbiamo chiamare l'allenatore. 5, 6, 4, 3, 2, 1. Ciao. Via libera. Allora dai, entra, forza, vai, corri. I giocatori di basket devono essere i primi a vederlo. Ma certo, l'abbiamo fatto per loro. Guardate chi c'è, le cheerleader sono tornate. Ci sono i vostri cappotti lì. Perché non li avete portati con voi? Che è successo? Ma che dite, le nostre giacche sono a casa. Sono diventate pelose. Smettetela di fissarci, sapete dove sono i giocatori? Avete visto Bruno per caso? Ti sei fatta un tatuaggio? Sembrano più 100 tatuaggi con scritto Simone. E Giada ne ha 200 con scritto Bruno. Allora amano proprio i loro fidanzati. Non sono affari vostri. Cavolo, hai visto che faccia? Quello che facciamo non li riguarda. Avete visto? Sì, non ci posso credere, nemmeno io. No, è incredibile. Non vedo l'ora di vedere la loro reazione. Ci perdoneranno tutto. Ehi ragazzi, fateci passare. Sì, che cosa avete da guardare? Mica sono i vostri nomi questi. Dima, chiudimi le palpebre. Kev, ho perso Diana per sempre. Ma i tatuaggi si possono rimuovere. Ci sono 100 Simone lì sopra. Giocatori di football, fateci passare, dobbiamo vedere i nostri ragazzi. Che ti piace di lui per esserti ricoperta tutto il corpo? Giada, i tuoi ti uccideranno oggi. Te sei pazza. Sentite ragazzi, fatevi gli affari vostri, ok? Si è ricoperta del suo nome. Questa sì che è la fine. E tu lasciala andare, Dima, questo è amore. Laila, avremmo dovuto accettare, non abbiamo ragazzi per il ballo. Eva, mancano ancora 2 settimane al ballo, troveremo dei ragazzi. Ragazzi, eccoci. Dove sono i giocatori di basket? Non li vedo. Non lo so, non ci sono. Non sono venuti qui i giocatori. Ragazze, che avete fatto? Ti piace? Ho 100 tatuaggi col suo nome sul corpo con scritto Simone. E io un po' di più, ne ho 150. Sei pazza! Ragazze, sarete cacciate dalla squadra delle cheerleader! Hanno completamente perso la testa! Non capite niente voi due! I ragazzi saranno nello spogliatoio, andiamo! Oh, posso solo immaginare la reazione dei giocatori! Beh, forse saranno felici! Sì, molto felici! Dove siete, ragazzi? Chiudi! Oh mio Dio, scusa, Bruno! Ragazze, che è successo? Bruno, l'ho fatto solo per fare pace con te, guardami! Perché ti sei fatta tatuare la parola brutto? Oh no, Giada, secondo me non ci arriva proprio. Sì, non ci arriva, c'è scritto Bruno, non brutto, ma Bruno! Che cosa? E perché l'hai fatto? Bruno, ma come? Non ti piace? Aspetta, ci penso io. Bruno, dov'è Simone? Scusa, avete lo stesso tattoo? Bruno, la smetti di fare domande stupide. Dov'è Simone? Sta male, è a casa. Mi ha anche detto di dirti di andarlo a trovare, se vuoi. Quindi non avevamo litigato in realtà, oh mio Dio, e l'ho fatto per niente. Non so se hai rotto o meno con Simo, ma Giada, ora sembri una scimmia. E non voglio uscire con una babboina. Oh no, Giada, è stato un errore, non gli piacciono i tuoi tatuaggi. Diana, voglio una flebo, non ci posso credere. Questo non va bene, inoltre io e Simone non avevamo nemmeno litigato e stiamo ancora insieme. Perché mi sono fatta questo? E adesso che facciamo? Giada, non lo so.